Adesso andiamo a scoprire l'ordine di arrivo, quindi la classifica, la giuria, maniera insindacabile, si è così espressa. Allora, per quanto riguarda la poesia inedita in lingua italiana, over 19, al terzo posto si classifica... A me la serve la spia, la chitarra. Il suspense. Cosimo Metrangolo! Cosimo Metrangolo, passo avanti, eccolo qua, con la poesia Poi ritorna l'amore. E allora io invito Claudio insieme a Maurizio, naturalmente, a raggiungerci qui sul palco. E allora vediamo un po', adesso sentiamo la poesia declamata dal nostro Maurizio Danna. Metrangolo, terzo classificato, è un traguardo importante. Indubbiamente, è un onore e un piacere essere qui stasera, grazie, grazie. Come nasce questa vena poetica? Ma è di lunga data ormai, parte dal 95, forse l'anno di nascita della mia primogenita, allora ho cominciato a mettere giù delle dediche, poi sono diventate poesie, adesso siamo qui a... di proprio fresca data la pubblicazione del mio libro, una raccolta di poesia, appunto. Domenico ha avuto il piacere di battezzarlo in quel di San Pancrazio. Bene, bene. Ricordiamo appunto la sua città d'origine? San Pancrazio Salentino. San Pancrazio Salentino, bene. Complimenti, complimenti. Vuoi aggiungere qualcosa, Gisella, per quanto riguarda appunto questa poesia che tu conosci bene? Perché... Ah, bene. Dicevo, tu queste poesie le conosci bene perché le hai già lette? Io le ho lette prima di tutti, solo che ho fatto una cosa bellissima, ho messo il codice e ho scordato chi fossero gli autori. Ah. Per cui poi alla fine, rileggendo la graduatoria e confrontando e controllando a chi appartenessero, ho avuto, diciamo, questa bellissima sorpresa di scoprire questi poeti che io non conoscevo e che già mi hanno dato tanto e continueranno a darmi tanto. Bene, complimenti allora a Cosimo Metrangolo. E adesso vediamo un po' tra i due chi si classifica al secondo posto e chi invece al primo. Allora, secondo classificato è Maria Felicita Cordella, con la poesia dal titolo Umana. Ascoltiamo. I rovi e l'amore.
spine e frutto succoso, dall'ostrica la perla, fresco latte di cocco da scorza coriacea. Il broncio e il bacio, la libertà e la grata, e dal silenzio il canto, impensabili assurde sintesi d'anima. E mi sorprendo a interessare trame di vita, con fili spinati e libertà, catene, confini, recinti e inediti improbabili sogni. Vergo lacrime, sudori, fatiche, accendo voglia, estasi, deliri, e cerco d'afferrarne il senso, invano. Son qui, controverso, grumo di vita, splendida e dolorante, radiosa e annientata, nulla e tutto, umana, incredibile prodigio. Son rovo e son frutto, son rame, son rabbia e tenerezza, urlo, canto, godo, mi taccio, muoio, vivendo. Che meraviglia, che meraviglia! Complimenti all'autrice di questa splendida poesia dal titolo Umana, Maria Felicita Cordella, e complimenti naturalmente a chi ha declamato. Cosa dice? Bravissimo, bravissimo, declamato molto bene, la ringrazio. Bene, anche un po' emozionata immagino. Insomma, sì. Allora, un piacere, stasera un piacere essere qua. Applaudo all'iniziativa, bellissima, soprattutto perché è dedicata a Filippo, che abbiamo cominciato ad amare tutti quanti. E quindi grazie. Bene, bene, bene. Grandi emozioni questa sera. Quindi complimenti, lei arriva da? Copertino. Da Copertino, sempre qui in provincia di Lecce. Bene, quindi ha questa passione anche lei. Una delle mie passioni, insieme alla filosofia, alla storia, scrivo un po' da sempre, la letteratura mi ha sempre appassionato e quindi è sempre un piacere stare qui tra voi, tra i poeti, è stata una bella serata. Bene, bene, questa arte nobile. Io vorrei aggiungere una cosa a proposito di Lecce, perché questo è un concorso nazionale di poesie e le poesie sono arrivate da tutta l'Italia, dal nord al sud, dalla Sicilia eccetera. Ha vinto il territorio, sono tutti nostri poeti, nostre risorse. Bene, viva il Salento allora! E adesso non ci resta che proclamare ufficialmente il vincitore della sezione riservata alla poesia inedita in lingua italiana, over 19, under 99. Anche se lui è giovanissimo, quanti anni hai? 22. 22 anni. Arriva da? Novoli. E si chiama Antonio Ianne. Vince con la poesia dal titolo Vi lascio i miei occhi. E allora, ascoltiamo. Scrive la docile mano sul bianco che scruta confusa. Non coglie l'animo umano il fulcro di una vita socchiusa. Narra la tenera presa quello che il buio non mostra. Quanto la forza sia accesa della luce vicina e la nostra. Traccia il flebile polso, gli ultimi sguardi donati, e quello l'ultimo impulso per lasciare di sé agli amanti. Atterrisce il sol realizzare che dall'incontro terreno rimarrà la mancanza, ma il sollievo permane nell'aspettanza. L'amore potrà perdurare. Complimenti, sei straordinario, complimenti davvero. Anche l'assegno, primo premio. Vale 250 euro. Fanno sempre comodo, vero, in questi tempi? Perché poi sei così giovane. Bellissimo, perché poi è giovanissimo ed è stato così bello poterlo premiare. Io pensavo che fosse una poesia under 19, no? Vista la tenera età. Sono rimasta
Non avete idea dell'emozione che ho avuto nel leggere la sua poesia, la poesia di tutti. Grazie, io ci tenevo solamente a dedicare, perché questa poesia nasce da un pensiero che ho in questo periodo, perché questa poesia che ho scritto nasce in dedica ad una persona che è scomparsa circa un mese fa. Era un padre, un papà, e il papà di due persone a cui tengo molto, e di conseguenza io se sono qui è grazie a lui, perché io non sono una persona che scrive quotidianamente, io scrivo solo se ho l'ispirazione, e mi è arrivato per questa occasione, a quanto pare ne valsa la pena. Grazie, ti fa onore questo. Senti, dici qualcosa di te, dai, in un minuto, vai. Allora, io vabbè, sono Antonio, vengo da Novoli. Sono uno studente universitario di lettere classiche, sono prossimo alla laurea, a luglio dovrei laurearmi per la triennale. Nella mia vita la letteratura ha sempre fatto parte della sua vita, perché ho frequentato il liceo classico Virgilio e poi appunto ho intrapreso la carriera di lettere classiche, insomma. Se dovessi pensare al mio futuro, sicuramente mi vedrei come un professore in un liceo, perché ritengo che il ruolo del docente nella scuola secondaria della scuola superiore abbia un valore che poche persone hanno nella vita degli alunni, degli studenti, e di conseguenza mi prenderò carico di questa importanza per far crescere delle persone che potranno avere, ognuno avrà proprio il proprio talento, e di conseguenza il mio obiettivo sarà proprio quello, cercare di far sbocciare tutti. Bene, io intanto vorrei dire che lui in realtà ha 45 anni, è il futuro presidente del Consiglio. Va bene, complimenti davvero.